Eccoci, ciao. In abito da sera, con un nuovo taglio di capelli e il sorriso di chissà di aver coronato il sogno di una vita. Così Arianna Fontana si è presentata alla festa di fine stagione organizzata a Berbenno dal suo fan club. Festa doppia visto che il 14 aprile Arianna ha spento 28 candeline, ad accoglierla 300 supporter di tutte le età. Prima di tutto Arianna, auguri. Grazie. Anche quest'anno tanti sono venuti per festeggiare il tuo compleanno e le tue medaglie. Sono davvero contenta che in tanti si sono riuniti questa sera e non solo anche per il mio compleanno, comunque penso sia anche un bel riconoscimento anche per tutto il lavoro che i ragazzi del fan club hanno fatto, soprattutto durante le Olimpiadi, sai, il mega schermo, le serate, le giornate a scuola, quindi hanno fatto davvero un gran bel lavoro e questa serata è che è un po' per loro. A distanza di qualche giorno, che sapore hanno quelle medaglie olimpiche? Ma sinceramente sto realizzando adesso un po' pian pianino tutto quello che è successo e è davvero tanta roba, sinceramente. Sono arrivata a casa, ho messo insieme tutte le medaglie, vederle tutte 8 una di fianco all'altro fa un bell'effetto e sono tante belle sensazioni, tanti bellissimi ricordi. Adesso immagino che si stacca un po' la spina. Sì, giovedì infatti parto, vado in Florida, il mio telefono italiano sarà spento quindi non cercatemi e riuscirò sicuramente a distrarmi, a liberare la mente e pensare poi per il futuro. Ecco, la domanda che ti fanno tutti, te la faccio anch'io, il tuo futuro in questo momento è già definito oppure devi pensarci? Devo davvero pensarci perché non ho proprio avuto tempo e modo di appunto pensare chiaramente a quello che voglio fare. E vedremo, insomma, diamo tempo al tempo, ho dalla mia parte comunque la finanza, la federazione, il CONI che mi hanno detto prendi tutto il tempo che vuoi e poi decideremo. Chiudiamo con un sogno olimpico che viene coltivato dall'Italia, cosa ne pensi? Spero davvero che riusciamo a portare queste Olimpiadi di nuovo in Italia. Io ho vissuto quelle di Torino ed è stata davvero un'emozione incredibile avere il tifo di casa, il tifo di tutti gli italiani vicini, dà davvero una carica, una spinta in più, quindi averlo vissuto è stata davvero un'esperienza incredibile, quindi spero davvero che per i futuri olimpionici sia un'Olimpiade possibile, perché sarà qualcosa davvero di incredibile. Se non come atleta, per accendere il tripode? Beh, non sarebbe male, diciamo che sicuramente se ci sarà comunque essere in qualche modo coinvolta, ovviamente non sarò in pista perché ora di quelle Olimpiadi avrò comunque anche la mia età e spero di avere cominciato magari un altro tipo di carriera, però mi piacerebbe essere comunque appunto coinvolta in qualche modo e magari anche proprio nell'organizzazione stessa. Non è voluta mancare Arianna Rizzi, amica fin dalle elementari, che con la fuoriclasse di Polaggia ha condiviso tante emozioni sui pattini. Arianna Rizzi, raccontiamo la vostra storia. Ci siamo conosciute alle elementari, mi ero appena trasferita, quindi eravamo piccole così, dovevo trovare qualcuno con cui legare, ho trovato lei e abbiamo iniziato a patinare. Lei patinava già e mi ha invogliato nel mondo dello sport e ho iniziato a patinare con lei. All'inizio eravamo insieme a Lanzada e poi ci siamo trasferite su quello che di Bormio e abbiamo fatto tanti, tanti, tanti viaggi insieme da qua. Io abito a Postalesio, però insomma siamo qua vicine e tanti, tanti volte su e giù per Bormio alla sera insieme. Dicevo, l'ultima volta che ci siamo viste, faccio quanti panini che abbiamo mangiato. Lei è andata avanti con lo sport, io ho deciso di fermarmi e è andata così. Felice di vederla a questi livelli? Decisamente sì, ma se li sempre meritati, nel senso che comunque è nata con al dono per il pattinaggio. I risultati che ha avuto sono meritati. Amicizia nata alle Olimpiadi, quella fra Arianna Fontana e Valentina Marchei, azzurra di pattinaggio artistico con 6 titoli italiani all'attivo e un quarto agli europei 2013, giunta a Berbenno per partecipare all'evento. Il ricavato della serata è stato devoluto al centro psicoeducativo per l'autismo di Sondrio, attivo nella frazione alta di Mossini. 24 anni sui pattini, 12 dei quali ad altissimo livello per Arianna Fontana. Non sono solo i 12 anni da quando sono entrata in squadra, dalla mia prima Olimpiade, tutto è nato
quando ho iniziato a pattinare alla Lanzata Ghiaccio, quando pattinavo le rotelle qui a Sondrio, quindi è tutto nato lì, il mio sogno olimpico, il mio sogno di diventare campionessa olimpica è nato da lì. E ho avuto una famiglia stupenda che mi ha supportato, aiutato in tutto e per tutto. Grazie a mio fratello Alessandro che ho iniziato a pattinare, se non fosse stato per lui non saremmo qui anche questa sera a festeggiare, quindi non sono solo 12 anni ma sono ben 24 anni, quindi sono un bel po' e sono stati 24 anni ricchi di emozioni, soprattutto appunto gli ultimi 12. Ci sono stati giorni belli, giorni brutti, tante litigate, tante di ogni ne sono successe. Sono sempre stata una molto testarda, chi mi conosce lo sa. Sono riuscita a raggiungere quello che volevo e soprattutto questa ultima stagione sono riuscita ad affrontarla nel modo che ritenevo io più giusto, grazie appunto anche a mio marito Anthony. Quando rivedo poi immagini come queste, rivivo tutte le emozioni, belle e brutte che sono state, e rifarei tutto se non di più. Quindi questo è un po', diciamo, il sunto della mia carriera.